Allora Max, bentornato a Grosseto, la gente era un po' preoccupata, non ti vedeva. Sì, no, occupato con lavoro, grazie, però sono qua. Senti, so che volevi lanciare un appello in vista della nuova stagione, perché mi dicevi ci sono possibilità concrete di un possibile ripescaggio in Lega Pro. Sì, possibilità concrete del ripescaggio ci sono, poi sta da noi decidere di farlo o no. Fino adesso ascolto molte corbellerie che si dicono in giro, in giornali oppure possibili televisioni. L'unica cosa che so è che quello che ci è stato promesso non è stato mantenuto. Al di là di tutte le scuse che uno può dare, noi non giochiamo in questa maniera. Giochiamo in una maniera, noi siamo arrivati a luglio, abbiamo detto facciamo questo e l'abbiamo fatto. Credo che l'abbiamo fatto anche benino. Però non c'è stato, al di là dei tifosi, perché i tifosi non sono, credo, dei più, come dice, più buoni che ho incontrato, dal punto di vista istituzionale o imprenditoriale non è stata una cosa bella. Tutto lì, ci serve l'aiuto, il ripescaggio probabilmente comporterà altri 500.000 euro a fondo perduto, più una fiduzione, non so come, sarebbe come per noi è come mettere 850.000 euro a fondo perduto. E il fatto che vado allo stadio e vedo due cartelloni o tre cartelloni, no, non è una cosa. Allora, al di là di, non so, non voglio rientrare nella politica, solo voglio un appoggio, perché il Grosseto è... Credo che anche se noi siamo padroni dell'FC Grosseto, la società è probabilmente più della città che nostra, perché il presidente se ne va, la società rimane qua. Allora si devono mobilizzare a fare del tutto per appoggiarci. Senti, io provo a tradurre quello che hai detto anche in termini ancora più concreti, ne avevamo parlato prima a microfoni spenti, vi state organizzando proprio in vista del futuro e ciò significa probabilmente un'apertura di una campagna abbonamenti anticipata, sulla fiducia, diciamo così, una ricerca di sponsorizzazioni concrete da parte dell'imprenditoria locale e un aiuto concreto da parte anche delle istituzioni, qualunque colore politico poi avremo qui in città. Sì, dal punto di vista degli abbonamenti, io credo che i tifosi faranno il loro dovere, perché loro sono di quel tipo di gente. Dal punto di vista istituzionale è uno schifo totale, e poi aver appreso tramite la tua testata giornalistica che loro danno tutto quel denaro che danno a altre società sportive e non ci hanno neanche considerato, uno schifo totale. Cioè, è la rabbia di noi su questa cosa, non va via con un espresso. E allora là deve cambiare totalmente, perché io non vedo come altri posti godono di tutto quel denaro e noi qui niente. E poi dal punto di vista imprenditoriale, cioè, come ho detto, ho sentito voce che questo non parla bene, non sono mai ritornati, questo e quell'altro, bugie. Siamo andati, abbiamo cercato, però l'unica cosa che sento dire in giro che sono un prestanome e riciclo denaro per l'andrangheta, o che sono un mafioso. Allora, non sono un mafioso, non riciclo denaro, e fate il vostro dovere e date qualcosa. Quindi diciamo che si parte con una nuova fase, sperando che questa fase sia foriera di cose positive per tutti, perché, ripetiamo, l'obiettivo è quello di crescere insieme. E è chiaro che sei ambizioso, la società è ambiziosa, però vuoi toccare con mano la vicinanza del territorio, quindi non solo delle istituzioni ma anche dell'imprenditoria. Sì, questo sì, voglio toccare con mano questa cosa. E poi io sempre finisco per dire che se non mi vuoi aiutare, allora stai zitto e mettiti alla larga, non mi dare danno. Però il fatto che tu non mi aiuti e poi versi calunnie, tutte queste cose, perché non è solo come si dice, una persona, due persone, cioè io credo che è più un
come si dice, un sistema, sì, che non ci voglio rientrare, non me ne frega di niente, noi siamo qui per fare calcio, speriamo di portare il Grosseto ai più alti livelli, come vedi stiamo lavorando su queste cose e niente più, so, però la città ci deve venire incontro, e non con parole. Con firme concrete, se no non serve a niente. D'accordo, su questo, e lanciamo un appello finale in conclusione in vista di domenica. Ma domenica dai, speriamo di farcela e niente più, ce la mettiamo tutta. Ti ringrazio. Grazie.